approda sul web a fine settembre il nuovo lavoro del blogger abruzzese Antonio Del Furbo. Che gente è il nuovo format per la rete che fa conoscere in 32 puntate di 8 minuti alcuni personaggi non solo abruzzesi ma anche del panorama nazionale. Ma il suo interesse, Che gente, lo ha già suscitato perché il più importante portale italiano di crowdfunding, Eppela, ha deciso di inserirlo tra i progetti per cui cercare un finanziamento, offrendogli la sua prestigiosa vetrina. È infatti attraverso il web che ognuno di noi può decidere di finanziare l'attività di Checkgente con una donazione. L'obiettivo è quota 6.000 euro, ciò che serve per partire con il progetto. Vediamo il promo. L'idea è quella di raccontare in maniera simpatica, ironica, abbastanza coinvolgente, un po' la vita di alcune persone che si sono contraddistinte nella loro storia per attività molto particolari. Non è possibile, le 5 Stelle sono sempre polemici. Sì, rompi i coglioni di natura. Le 5 Stelle. Io la metro prendo. Ma con la metro, va bene. Con la metro? Sì. Onorevole, buongiorno. Onorevole Vacca va con la metro. La finalità è, per chi guarderà poi il programma, è quello di dare la possibilità appunto agli spettatori di replicare quel modello, cercare di replicarlo e quindi applicarlo alla loro vita per avere magari un successo o una fonte di ispirazione per i sogni e per quello che devono avere. Montecitorio è più rialzato rispetto a Palazzo Chigi perché in teoria simbolicamente il potere democratico, il Parlamento, dovrebbe essere superiore rispetto al governo. Quindi per realizzare questo progetto ho pensato di fare 32 puntate, quindi 32 pillole da 8 minuti, dove condenserò la giornata tipo di ognuno di questi personaggi. Il tutto verrà messo sul sito checkgente.it. Io mi occupo di accompagnare le imprese italiane sui mercati mondiali. E con questo è tutto, l'informazione su Teleponte torna alle 19.15. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.